Allora, ragazzi, io devo anche cercare di stare calmo perché so che ci sono dei bambini che mi ascoltano e per cui devo anche cercare di respirare un attimino un po' più profondamente prima di fare questi tipi di video, perché sennò veramente mi bannano proprio da tutto YouTube. Ma porca di quella miseriaccia, sono arrivati i referti di Pobega e di Okafor. Allora, ancora lesioni muscolari per loro, Allora, uno il tendine femorale che arriva al retto femorale, eccetera, eccetera, e l'altro al flessore. Allora, praticamente tutti sti cazzo di infortuni uguali, tutti uguali, retto femorale, flessore. Retto femorale, flessore. Ma questi cazzo di preparatori atletici, ma cosa li fanno fare? Cos'è che li fanno fare che si fanno male tutti allo stesso punto, tutti nello stesso punto, tutte lesioni? Cioè, io non riesco a capire. Pioli, porca di quella puttana, ma non riesce a dargli quattro pedate nel culo a questi preparatori? Cioè, allora sei responsabile anche te. Perché no, io non ci credo più che è il destino, non ci credo più che è sfiga questa, perché si fanno male tutti allo stesso punto, Adesso ancora una settimana, tra una settimana saranno rivedibili, intanto ci sono le lesioni evidenziate e chissà quando rientreranno. Cioè, ma non è possibile, 19 infortuni, forse più questi due, 19 infortuni muscolari, quindi 21 muscolari in pochissimo tempo. Ma c'è qualcosa che non va, evidente, no? Cioè, bisogna porre rimedio a sta roba qua, non è possibile giocare, fare una campagna acquisti da 120 milioni e poi non poter utilizzare i giocatori perché sono tutti rotti. Non è possibile. Cristo, ancora rotti, Okafor e Pobega, chi cazzo va in campo?